Parla ora! Ciao a tutti da The Face Game, questo è una partita di Questa è una partita di Flash 2012 tra Tibu e Arador. Non ci passa un cazzo e quindi noi dobbiamo provare. Esatto, è in live, quindi vai, esibizione. Schiaccia sto bottone, schiaccia sto bottone. Verranno usate squadre casuali, ovvero scelte dal computer. Taylor contro Nati 2. Vai in avanti. Cosa fai? Vai in avanti. Vai, tieni schiacciato il quadrato. Tieni il primo tac. Villarreal? No, non posso. No. Ah, ripeti. Va bene. Eccola qua. Vabbè, cavolo. Mi hai già battuto. Squadra. Squadra. È impronunciabile. Lo squadra. Squadra. Arador. Vai avanti, dai. Lo sta a fare una formazione. Vai via. È super random. Tanto sicuramente sono in bomba. Arador. Hanno la freccia per su. Arador al Villarreal è una cosa vergognosa contro una squadra che non sai. Non è mai capitato. Ma che squadra è? Ma guarda che maglietta che hanno. Non so. Sembra una squadra provinciale, ma proprio provinciale. Nel senso tipo il palazzolo, tipo il Portogallo, che non potete conoscere, sì, perché sono città piccole, Friulani. Tra le altre cose scatta tutto, ma vabbè. Attenzione, cani. Questo giocatore che può tirare molti cani. Questo qua è molto pronunciato. Dorudier, attenzione, porta il pallone avanti. Perché sta bomba, dopo non si vede a scatti, forse, credo, spero. Forse ci va bene. Attenzione, c'è il Villarreal che è anche in difficoltà. Attenzione, il tiro! Mamma mia! Ma se volevi segnare che dietro la porta. Fuori gioco, fuori gioco. È passato sbagliato. Posizione netta di fuori gioco, giusto la segnalazione dell'assistente dell'arbitro. Guarda che è un computer, quindi non è che può sbagliare tanto. Cap de Villa, ma sei un fenomeno. A parte che ogni tanto vede fuori gioco. Che sono inesistenti. Attenzione, Bruno Musacchio. Valerio. Se sapevo lo toglievo. Rossi. Guarda. Rossi per cani. Rossi. Non dire cani troppe volte. Lo so. Se no ci viene veramente da dire. Attenzione, bello il passaggio in profondità. Attenzione, il Villarreal è scoperto. A Merano il pallonetto. No. Tibu ha provato il pallonetto. Se segnava con questa squadra era una cosa assurda. Questi qua non so neanche come è fatta una palla, quindi. Trumba Paul. Batta il calcio d'angolo. Per lo square house. Lo square house. Tumba palla. Dammi qua. Una giocata intelligente. Non riesco neanche a correre, cazzo. Musacchio per Valerio. Non vado neanche avanti. Rossi, la stella del Villarreal. Cap de Villa per cani. Ruba la palla. Sono delle bombe. Secondo Valero. Non so chi è quello lì. Neymar, non so chi è. Ehi. Ma che fallo è? Scusa, Arbitro. Guarda che macellaio. Arbitro. Vabbè. Fallo netto, attenzione, batte la punizione. Lo aspetta fuori. Perché non mi fa tirare? Lo aspetta fuori sto qua. Ma cosa vuoi tirare? No, dai? Non mi fa tirare. Ecco, Rossi. Buono. Rossi va a battere la punizione. Ma cosa vuoi che ti tiri? Attenzione. Non ti tiri. Prova il tiro, la palla esce. Una flecca. Ma ha tirato Rossi, non mica ha tirato mio nonno. Boh, ho capito, ha tirato a due all'ora, cos'è? Il portiere poteva bersi un caffè e andare a pararla. Attenzione, ma io mi cago addosso ogni volta che. Lo squarau, sì. Tardeg, Sandro. Madonna. Phil Fonin. Trumbin Paul. Mamma mia, che nomi. Dorudier su cani. Ma parte il cross, la palla è buona. No! Ma da dove viene questa squadra inglese? È fortissima, cioè è la migliore di PES questa. Diego Lopez. Ah, è una di quelle con i campioni. Il Villarreal. Sì. Oh, attenzione! Sì, e qui c'è il contropiede. E qui si deve essere per forza il gol. E qui c'è il gol. Ma cosa fai? Invece di tirare la faccia deve entrare in porta con questi giocatori. Cosa devo tirare? Eccesso di generosità che ha portato a un errore clamoroso di Tibu. Che ha sbagliato un gol clamoroso. Guarda, ma va sta squadra. Jevilox prova il passaggio al centro per Trumbe Paul che si gira, ma Cap de Villa ferma tutto, capisci tutto. Palla per cani, Rossi. Rossi non dire per... troppo cani per piacere. Cani ancora. Salta l'uomo, bella per Rossi. Bellissima l'intuizione di Cani. Rossi al centro, il cross. Non c'è nessuno dall'altra parte, però c'è Angel che però perde il pallone. Allora può ripartire lo square house. Che culo. Attenzione. Vai Paolino. Vai Paolino. Eccolo. Bella palla per Rossi. Rossi. Guarda, ancora la palla arriva a Cani. Sono in difficoltà. Per Bruno. Sono in difficoltà. Bruno per Angel. Angel. Arbitro. Messo giù. Arbitro. Ma cos'è sta roba?
Buttala fuori! Ti aspetta fuori dagli spogliatoi, stronzo! Punizione da mente! Rossi potrebbe scavalcare la barriera. Rossi, parte il tiro fuori! Ma basta, proviamo a finire. Ma come tira malissimo Rossi? Piede a banana. Adesso tiro dall'altra parte, così va giusto. Tiro dal pelo. La palla gira troppo quando tira Rossi. Dai, tira su, va, che mi sto cagando addosso qua, sennò viene fuori... mi inculi la palla, dopo la prendo nel di dietro. Vai nell'anno. Attenzione, De Rudier fa partire il suo sparaus. Cap de Vila ferma tutto. Allora, ferma Cani, tutto, fa ripartire l'azione. Niente da fare. Non riparte un cazzo. Niente, attenzione, la partita ancora. Siamo al 26esimo del primo tempo. La partita ancora bloccata. C'è da dire che l'Allianz Arena è uno spettacolo incredibile di stadio. Ma che cazzo stai dicendo? Attenzione, Angel. Per il Villarreal parte il cross. Oh, l'ho vista brutta qua. Qua c'è stato veramente un intervento al limite proprio, no, che ha salvato lo Squarehouse. Allora Squarehouse. Ma Angel, cosa stai dicendo Squarehouse? Lo Squarehouse, siamo così. Sì, si chiama così, dai, ma sembra tipo che uno al cagotto. Esatto. Valero per Bruno. Bruno. Cani. No, sto cani, no. Cani! Mamma mia, la palla al centro. Allora la palla, mamma mia, c'è la palla, c'è la solo. Attenzione! No! Poteva ripartire. Poteva ripartire, ma sarebbe finito in fuorigioco comunque. Quella merda non l'ha passata. Aspettiamo un po'. Cioè, guardate il portiere, si chiama Gambetta. Ma tu hai quello lì in porta, cavolo, è forte. Oh, madonna, io come faccio ad arrivare in porta? Tardeg. Non ci riesco. Tardeg, ancora lui con la palla. Allora va al centro con Filmfonim. Ancora per Tardeg. Tardeg per. Quello là, Cap de Villa ancora, intercetta tutto. Cap de Villa per adesso è il migliore in campo per il Villarreal. Mi fa male anche il... Nilmar sbaglia tutto. Sai come lo Sparhaus ti fa anche male. Shatan Mshaho, questo è un giocatore dello Sparhaus. Senti, il telecronista è molto... Jevialux, sempre francese la squadra. Brumbello. No, lì. Trumbapol, Durudie, Philip Muffin. Esatto. Palla per Tardeg. Tardeg che cerca di proseguire sulla fascia, ma c'è Bruno che non riesce a rubare la palla. Oh no! Palla al centro. Ferma tutto. Sono già stanchi sti qua. Villarreal, attenzione, ma può ripartire ancora. Può ripartire ancora. Lo Squarehouse con Jevalux che fa partire il cross al centro. È tutto solo al centro. Ma mamma dai, mia, l'hanno disturbato. L'hanno disturbato. Ma che disturbato, Dio caro. Si era baltato solo. Guadagna il rimessa laterale il Villarreal con Canic. La dà subito a Cap de Vila. Cap de Villa che è in partita. Musacchio per Macena. Musacchio di cosa? Non lo so. Macena, Angel per quello lì che non so chi è. Valero. Oh, qua mi sta mettendo i piedi in faccia. In che senso? Non lo so. Cani per Rossi. Rossi per Valero, c'è tutto solo Nilmar. Ancora per Rossi. No. Rossi, il tiro, l'ha parato, incredibile. Incredibile, amici. Ma che gol hai sbagliato? Ti è andata di culo. Ma che gol hai sbagliato? Tipo ti è andata di culo. Sì, ma fagli lo scavetto. Finisce il primo tempo e inizia. Di un culo potente. Dopo una pausa lunghissima inizia il secondo tempo. Hanno bevuto il caffè, hanno fatto tutto. Aumerend subito aggressiva la squadra dello Squarehouse allenata da Tibu. Che ricordiamo arriva da 10 sconfitte consecutive. E invece da quante? Beh, non parliamo del... Attenzione, la palla per Rossi! Giocatore. Tutto solo Rossi, non può sbagliare il pallonetto, sbaglia! E non ci sei! Ma Rossi, ma sei un fenomeno! È una cosa assurda! Dai. Ma come si fa a sbagliare questa occasione? Eccolo. Attenzione, la palla al centro, ancora Cani, Valero può tirare il tiro fuori. L'uomo più pericoloso è Cani. Guarda che cioè, Cani è pericoloso. Rossi ha sbagliato due occasioni da gol. Io Cani devo farlo fuori, devo falciarlo da dietro. Gambetang. Il nome più che altro. Gambetang che spazza via. Spazza via. Tibu sempre che spazza. Tutti l'attacco qua. Bella la palla per Jevalux. Siamo ancora 0-0. Jevalux. Attenzione, numeri di Jevalux in mezzo al campo. Rischia un po'. Prendo il golletto. Eccola, Bruno a fa ripartire il Villarreal con Valero. Valero per Nilmar per Rossi. Rossi si gira, salta l'uomo. Rossi prova da solo, ma non può andare da nessuna parte contro due uomini dello Squarehouse. Trumba poi. l'arbitro! Rosso. Ho toccato un cazzo. Voglio di cazzo. Rosso di Rossi. Vaffanculo. Ma dai, Trumpol, vediamo se proverà il tiro o il cross, ma a una distanza abbastanza proibitiva. Intanto Musacchio va a fare il secondo portiere. Tiro.
Ed è proprio vedi che serve, vedi che serve il secondo portiere. Musacchio! me la l'ha presa in musacchio, l'ha presa nel giro. Troppo Paul fa un cross assurdo. Sì, assurdo veramente. Il tiro! Mamma mia! Assurdo, eh? Vai a prenderla adesso. Quando Paul ha rischiato di metterla dentro su questo corner. Ha rischiato, no? Ha rischiato perché era male. Ha rischiato grosso. Diego Lopez, certo che con la maglia gialla sembrano tutti arbitri. Sì, è l'arbitro in rosso, che cos'è? Arbitri. No, bellissimo passaggio intelligente qua del Villarreal. Attenzione, però la palla per Cani, riesce a rubarla, Cani, attenzione, perde la palla. Cani mi sta sul cazzo. Arbitro! Cani mi sta sul bastardo! Cazzo. Non era fallo, era sul pallone. No, sui palloni era. Arbitro, questo è fallo, cazzo. Oh, sì. Durudie. Ma li hai imparati a memoria. Fa partire il cross e il centro. Ma no. Mamma mia. Peccato, stavolta qua era buona. Cos'è calcio d'angolo? Stavolta avresti avuto culo, no? Come se le altre fossero. Diego Lopez, Capdevia. Per Cani. Capdevia e Cani si capiscono molto bene. Bruno per Valero. Valero per Angel. Angel che cerca di far girare la palla. Ma Bruno sembra uno che sia tipo dietro di casa. E Bruno. Sì, è Bruno. C'è Gianni. È andato a giocare a calcio. Bruno. È Bruno e Gianni. Guarda che controllo. Attenzione, Rossi. Cioè, guarda che controllo Rossi, di palla il che il tiro. Niente. Ma che cazzo, ma. Duro di cioè, guarda quanto tempo si girano. Nel tempo che ci vuole. Duro di dai. Beh, risultato ancora non fanno, nessuna mossa. Non fanno niente. Certo che sulla carta il favorito è Arador col suo Villarreal. Che però, della verità, ha sbagliato un sacco di gol. Sono sfigato, cosa ti devo dire? Chante Macho, Giuseppe Rossi, quello lì, con Dupien. Guarda. Musacchio per Rossi, Rossi per Nilmar. Nilmar si gira bene, Nilmar è tutto solo, Nilmar non può sbagliare, Rossi il tiro, rete! È fuori gioco? Rete incredibile, fuori gioco! È fuori gioco, giusto. Ma perché l'hai passata? Perché era libero, ha detto mia passo. Sì, ma devo a Matera. Questo rischio. Ho tirato 30 volte, va fuori. Oh, non vanno più avanti sti qua, non vanno più avanti. Sono stanchi. Valero per Rossi, niente, la palla ancora per Cani però. Basta, oh, ma non va sempre. Trumpal per nessuno. No, impossibile. Marcena, Angel. C'è un assedio del Villarreal che non riesce però a superare il muro difensivo dello Squarehouse, che veramente è stato anche molto fortunato, dire la verità. Squarehouse. No. Si capota nel mar, si è ribaltato sul cartellone di PES. Deve fare così a me, perché sennò non ci arrivano ad arrivare fino in su. Hanno ancora uno proprio. Attenzione, ancora Rossi che la dà a Nirmar. Nirmar si destrezza e la dà ad Angel. La palla sembra essere buona. Fa partire il cross. Rossi tutto solo, non può sbagliare. La manca. Ma Rossi, ma sei un cretino. La manca clamorosamente. I miei hanno l'energia per fare le scale di casa. Tipo. Trumpol. Eccolo là. Capo del Villa. Ruba palla. Ancora a sedio del Villarreal. Villarreal che è vicinissimo al gol. Deve solo trovare la conclusione giusta. Cani per Rossi, niente. Ancora lo Squarehouse difende bene Tibu con la sua squadretta del cazzo. Sì. Lumberandan. Ti è andato male che scelto questa, ma io non. Lumberandan, niente da fare. Come faccio? Niente da fare. No, 5esimo, dai, non può finire 0-0 sta partita. Non trova sbocchi proprio la squadra dello Squarehouse. No, il Villarreal. Che sbocco tra poco. E il attenzione, Angel può ripartire, può far ripartire il Villarreal. Ma sono statici, Dio. Bruno. Guarda, se camminano. Bruno per Rossi. Rossi numero di Rossi. Tutto al centro, no? Rossi in tiro. Ma e tu hai sentito delle frecce, mio caro. Ma vuoi segnare? Rossi. Dai, ma non si può. Rossi non ha sbagliato un gol incredibile. Cazzo. Valero per Mario. Adesso c'è Mario. Mario? Sì, Mario. E c'è Mario, c'è Bruno. Mario, Bruno. Fare adesso Mario. Mario, guarda. Mario. Valero. Cani. Per Rossi per Angel, forse fallo. Arbitro, no, sì. Cazzo, dai, qua era Calterino. Era un brutto intervento. Ma questo che brutto intervento. Dai. Intervento a cuore aperto. Angel al centro cerca la sponda, un po' improbabile. Guarda, Rossi mi sorpassa chiunque. Bruzza sul posto il difensore. Però lo Squarehouse difende ancora bene il poco di vantaggio che ha. Guarda quanto corrono. Praticamente non vanno avanti. Dai. Oh! È una squadra con un'energia incredibile. Trimpole, Lumerand. È impossibile. La palla ancora per attorno allo Squarehouse. Corri, vai al massimo. Guarda. Fallo toccato un tasto. Fallazzo. Allora, tira Villa, su, vai su. Fai il cross. L'unica a buttarla dentro di testa. No. Se segnavi adesso, prendevo il monitor crevavo. Ma si sarà addormentato mentre tirava di 86esimo 0-0, una partita
piena di occasioni dalla parte del Villarreal soprattutto, che però non è riuscito ancora a metterla dentro. Probabilmente queste saranno le ultime azioni. Angel, Angel numero, numero stavolta non può porta, sbagliare. Angel, 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 il tiro, rete! Si sblocca la partita. Adesso viene fuori che è fuori gioco adesso. Al 90, potevi far vedere il gol. Adesso lo rivediamo dopo forse, se ho palle, perché Nilmar è andato di culo qua. Trumbe Polle, lo Squaraus, aveva tenuto fino adesso, ha tenuto a botto, però la stanchezza si è fatta sentire nei giocatori. Madonna! adesso con questa rimessa io sono... Un'azione perforante di Angel che la dà al centro a Mario, mi pare che fosse stato. E l'ha messa dentro, attenzione, la palla ancora lì, il tiro di testa. Guarda che tiro, cioè, la flecca. Adesso leggiamo anche il nome del Diego Lopez, parte il cross e l'arbitro fischia la fine. Grandi, un applauso, grazie. 1-0. Bravo. Grazie, ci sta, dai. Bene, se il video non è piaciuto, cliccate su mi piace. Continuate a iscrivervi al nostro cazzo di canale. Ne faremo un'altra di partita, ma questo giro lo spaccherò 30-0. Sì, ma mi date una squadra che ha un minimo di energia. E non solo con lo Squaraus. Ciao a tutti, al prossimo video. Ciao, Mandy. Ciao.